Long play e recensione di Spider-Man vs. The Kingpin per Mega CD. Siccome non voglio rovinarvi la visione della presentazione, comincerò a parlare dal minuto 6 e 9 secondi. These are the New York offices of the Daily Bugle, where young Peter Parker is employed as a freelance photographer. Peter's work on this large daily newspaper has brought him into contact with some of the more unsavory characters that roam the streets of the city. Boy, what an ugly bunch! The nastiest batch of criminals in the world, and New York's got them. Lucky thing, they've also got Spider-Man. Only Peter's wife, Mary Jane, knows his extraordinary secret. That he is not merely the pleasant and conventional young man he seems. Mary Jane! Hi, Tiger. Hi, honey. What's up? I was just on my way to the studio to tape today's episode of Secret Hospital. Thought I'd stop by and get a kiss. If you're not too busy, of course. Now there's something I'm never too busy for. That ought to keep me happy until dinner. See you then. Yep. See you tonight. Help! Help that me! Woman! What the? She's being attacked! When trouble arises, as it does so often, Peter Parker is no longer just an ordinary newspaper photographer, but something else entirely. Something with the strength, endurance, and power of... Looks like it's time to call on your friendly neighborhood Spider-Man! Officer, that nice young man in the long underwear saved my purse and all my money. Good work, Spider-Man. It's a good thing you came along when you did. You're the best friend this city ever had. I'm just glad you're on our side. I was just doing my job, officer. Happy to be of help. Young man, I don't know what I would have done without you, but you really shouldn't run around in public dressed like that. Yes, ma'am. I'll keep it in mind. Goodbye, Spider-Man. That young man is a real hero. He certainly is, ma'am. I don't know what this city would do without him. Let's see what's on TV. We interrupt our regularly scheduled broadcast to present this special emergency report from Wilson Fisk, a concerned citizen and one of our city's leading businessmen. Ladies and gentlemen, Mr. Fisk. Kingpin? What do you suppose he's up to now? Whatever it is, it's bound to be bad news for New York. And for Spider-Man. Fellow citizens of New York. It is my painful duty to make you aware that a monstrous crime has been perpetrated against us by a man we thought was our ally. It has come to my attention that Spider-Man has turned renegade against the forces of law and order. Hey, that was back when Jonah had everyone convinced I was a crook. And I didn't hurt those cops. He is perpetrating one monstrous crime after another. All across our city. But I never did that. Oh, my poor doggy. And now he has devised the most ghastly crime of his career. He has planted a bomb that will explode in exactly 24 hours, destroying the entire city. I certainly never did that. I am offering a reward of $500,000 for Spider-Man's capture.
in hopes that he can be forced to reveal the location of the bomb before it is too late. We must protect ourselves from the super criminal Spider-Man. Peter, what are you going to do? If there's really a bomb, it'll be Kingpin's doing. I'll have to find it and disarm it in the next 24 hours. But the police are gonna think you're the criminal. Don't worry about that, Mary Jane. The police know I'm on their side. I want an all-points bulletin issued for the arrest of Spider-Man. Consider it done, sir. Who would have thought Spider-Man would turn on us? Now we're going to have to turn this city upside down to find him before that bomb goes off. Let's get on it! Questa volta non comincerò la recensione parlandovi della trama, perché credo che la presentazione abbia già soddisfatto in modo esaustivo questo punto. Liquiderò anche molto velocemente il sonoro. È un gioco su CD, quindi il sonoro è fantastico, gli effetti sono perfetti e la musica è d'impatto. Aggiungo soltanto che personalmente non avrei insistito così tanto su temi rock, visto il personaggio, però è una questione di gusti. Passiamo quindi alla descrizione del gameplay. Spider-Man vs. The Kingpin, che può trovarsi anche col nome The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin, è un action game. Viene definito un action platform. Sì, in qualche piattaforma c'è. Io lo definirei più un action comunque. È un videogioco per un giocatore composto da 10 schemi, anche se io direi che ne ha 9, in quanto il primo è quel brevissimo tratto che avete visto durante la presentazione. Questi 10/9 schemi sono quelli necessari per completare il gioco. In realtà questo titolo propone al giocatore una mappa in cui poter muoversi più o meno liberamente. In questa mappa ci sono tante sezioni che non sono necessarie o obbligatorie al completamento del titolo, ma permettono di recuperare power up e dei fumetti, delle copertine di fumetti che possono essere raccolte e collezionate all'interno di una sezione del gioco. In questo long play non vi ho mostrato queste sezioni, forse ne ho fatta una sola, però mi sembrava giusto nominarvele perché possono aumentare la longevità, in quanto il giocatore potrebbe essere spinto a visitarle tutte per trovare i vari segreti, i vari fumetti nascosti. In totale, comunque, compresi queste sezioni, dovremmo avere 45 livelli. Gli schemi obbligatori sono quelli che sulla mappa presentano il faccione del boss. I controlli sono magnifici e permettono a Spider-Man, oltre di muoversi, di tirare pugni e calci, anche di gattonare. Quando si striscia, quando si gattona, Spider-Man si muove più velocemente. Inoltre ci si può attaccare alle pareti, come vediamo in questo momento, sia verticali e anche sottosopra, a testa in giù. È anche possibile in alcuni casi attaccarsi alle pareti sullo sfondo e muoversi come dei ragnetti. Ovviamente c'è anche il calcio volante. Si può sparare una pallina di ragnatela che, oltre a creare un piccolo danno, anche se non sempre fa danno, ingloba la maggior parte dei nemici in una ragnatela che li può bloccare per un breve periodo di tempo. Inoltre è anche possibile lanciare un filo di ragnatela e lanciarsi. Mettendo in pausa possiamo selezionare due abilità speciali: uno scudo di ragnatela di durata limitata e una mossa che ingloba il nemico in una ragnatela più pesante,
di quella normale, cioè che dovrebbe durare di più. Infine è possibile uscire dal livello e tornare alla mappa. Tutto il gioco deve essere completato entro 24 ore, vedete il time in basso a destra? Sono 24 ore non reali. E poi possiamo notare in basso a sinistra l'energia life, che è l'energia fisica, e l'energia web, che è l'energia delle abilità speciali, cioè ogni volta che utilizziamo la ragnatela, quell'energia blu diminuisce. Queste barre di energia vengono ricaricate ogni volta che eliminiamo un boss, oppure ci sono i vari power-up che possono ripristinarle parzialmente o totalmente. Eccoci tornati. Credo sia il momento di parlare della giocabilità. Onestamente io mi aspettavo il solito titolo per Mega Drive con l'aggiunta dell'audio da CD e qualche filmatino. Invece questa volta il lavoro svolto è stato egregio. Si nota la derivazione dal gioco per Mega Drive, ma i programmatori hanno introdotto diverse migliorie. Prima di tutto abbiamo dei controlli che sono fantastici. La versione su cartuccia era afflitta da un sistema di controllo che a mio parere non era adeguato. Qui invece non ci si può proprio lamentare. Spider-Man si controlla in modo fluido e lo stesso si aggrappa in automatico alle pareti verticali e ai soffitti e può persino fare gli angoli, tutte cose che non capitavano nella versione su cartuccia. Il numero di livelli è aumentato e il design, il layout di questi livelli è nella maggior parte dei casi cambiato e secondo me migliorato. Finalmente Spider-Man può muoversi all'interno dei cunicoli senza problemi e i combattimenti sono stati resi un pochino più facili. Le animazioni hanno subito una grande miglioria e il dettaglio grafico è un pochino aumentato, anche se permane dal mio punto di vista uno scarso numero di colori a video, comunque migliore della versione su cartuccia. Sono presenti più nemici storici del supereroe blu e rosso e i filmatini d'intermezzo, che secondo me non sono in full motion video, sono proprio belli. La struttura dei livelli è generalmente abbastanza buona e c'è addirittura un livello che è un flipper, una gradevole divagazione. Rispetto alla versione su cartuccia manca la possibilità di fare foto ai cattivi per guadagnare soldi per comprare l'energia web e manca la possibilità di tornare a casa per recuperare l'energia, anche se è rimasta la possibilità di continuare il gioco dopo aver perso la partita, consumando però del tempo prezioso. Esattamente come per le versioni Mega Drive e Master System, alcuni boss rilasceranno delle chiavi che dovranno essere utilizzate per disinnescare la bomba che ha messo Kingpin. Purtroppo qualche difetto è rimasto. La difficoltà nell'affrontare i boss non è crescente in modo lineare. Alcuni boss avanzati sono incredibilmente facili e altri iniziali sono incredibilmente difficili. Riuscire a colpire nemici piccoli come i pipistrelli o i topi rimane troppo difficoltoso e purtroppo le capacità peculiari del Mega CD come scaling o rotazioni non vengono utilizzate. Si poteva per esempio introdurre qualche livello in cui Spider-Man volteggiava tra gli edifici con una visuale in prima persona o con Spider-Man inquadrato dal dietro, si poteva fare qualcosa del genere, ma non ci hanno pensato. Almeno il livello di Mysterio ha una sorta di effetto di trasparenza che non è proprio una trasparenza, ma il risultato è comunque gradevole. Quindi il riassunto è che i programmatori hanno davvero migliorato tantissimo il gioco originale, ma si sono portati dietro ancora qualche piccolo difetto. La longevità è piuttosto buona perché il gioco permette di scegliere fra tre diversi livelli di difficoltà
il titolo ha comunque una lunghezza più che sufficiente, e poi ci sono tutti quei fumetti da scovare, qualcuno nei livelli obbligatori e la maggior parte in tutte quelle sezioni sulla mappa opzionali. Le mie considerazioni finali: ritengo che per un amante di Spider-Man questo titolo sia fantastico, ovviamente deve essere amante di Spider-Man e anche del retro gaming, perché altrimenti si prende un gioco moderno che sembra praticamente identico a un cartone o a un film di animazione. Però nel campo del retro gaming questo Spider-Man a me è sembrato davvero fantastico. Bellissime le riproduzioni dei vari nemici, che tra l'altro in questo Spider-Man per Mega CD sono aumentati come numero. Spider-Man fa tutte le azioni che ci si potrebbe aspettare da questo supereroe, e grazie a questa edizione su CD finalmente i controlli sono adeguati. Un vero peccato dal mio punto di vista che non si possano più fare le foto ai cattivi, però il gioco è molto fedele, molto coerente al personaggio e alla storia di Spider-Man. Valutando però il prodotto videoludico come action platform in sé, quindi trascurando il personaggio Spider-Man, purtroppo qualche difetto è ancora rimasto, come una progressione della difficoltà che non è ben bilanciata, una difficoltà nel riuscire a colpire personaggi piccoli non comprensibile dal mio punto di vista, e il mancato sfruttamento delle capacità di scaling e rotazione del Mega CD. Si poteva fare di più? Forse sì, ma in questo caso mi sento di consigliare ad un amante del retro game che fosse anche contemporaneamente appassionato di Spider-Man questo titolo. A me è piaciuto. Alla fine della long play ci sarà la mia votazione personale. In descrizione ci saranno i link per passare dalla recensione al voto. Grazie per la visione. Sounds like a plan. Can I bring you back a hot dog? I'd say yes, but you won't be coming back. Is there any way to talk to your old pal? You know me. I always show up when you least expect me.
to get to Coney Island. Oh, what is this stuff? I'm getting sort of dizzy. What a ride. Are we at Coney Island yet? And how did I get here? Welcome to Mr. World, Spider-Man. I've created my own carnival of illusions deep beneath Coney Island. And I wanted you to be my first customer. What is this place? Thanks, Bubblehead. But if it's all the same to you, I'll just take the key and go. Go? Where? You're only 2 inches tall, Spider-Man. No. If you're going to be squashed like the bug you are, I'll be the one doing the squashing. Let the fun begin.
I'm sorry, Kurt. I know you can't help the awful chemical reaction that keeps turning you into the lizard. And you can't help what you do when you transform. But I had to stop you. Kurt, are you okay? Oh, where am I? What am I doing here? Spider-Man. What's going on? It's a long story, Kurt. You might say I ran into you while I was looking for something down here. A key. Could this be the key? Where did that come from? I don't know. I never saw it before. Here, you take it. Thanks, Kurt. This will help me clobber the Kingpin. What's happening to me? Oh no! He's the lizard again! Sorry, Kurt. It looks like I'm going to have to take you out again. If I can. Looks like one more bad guy down the drain. What have we got here? A key! Mighty considerate of you to leave this for me, Sandman. It looks like I'm one step closer to spoiling the Kingpin's plan.
It's no mystery that you're finished, Mysterio. Why don't you admit defeat and hand over the key? The key? You could have had the key long ago, Spider-Man. If you were half as smart as you think you are. What are you talking about, Bubble Brain? I didn't see any key. My point exactly. The key was there, but you didn't see it. If you want it, you're going to have to go back in there for it. Don't do anything I wouldn't do while I'm gone, Bubbles. And give my regards to the police. Kingpin's making another broadcast, and I thought this might be the best way to see it and stay out of sight. Time is running out for New York. Spider-Man, that enemy of all that is lawful and good in our city, has still not been apprehended. I am increasing the reward for his capture to $1 million in hopes that he will be apprehended before it is too late. Anyone having any information concerning his whereabouts should contact me at the Fisk Building in Midtown Manhattan. Spider-Man must be brought to justice. Gee, that guy's convincing. If I didn't know better, I'd be out looking for me. I'd better find that bomb before somebody takes advantage of Kingpin's offer to become an instant millionaire. We interrupt this broadcast to bring you a special bulletin. Mary Jane Watson Parker, well-known star of the popular daytime drama Secret Hospital, has been kidnapped by Spider-Man. The fugitive supervillain has sent a note to Wilson Fisk at the Fisk Building in Midtown Manhattan, threatening to kill Miss Parker unless all attempts to capture him are called off immediately. We'll be bringing you more on this situation as it develops. Mary Jane kidnapped? This has to be more of Kingpin's doing. Well, he's gone too far this time. I won't rest until she's safe, and until I see Kingpin behind bars. Run.
of you supervillains ever learn? You could have saved yourself a lot of bruises by just handing it over, Hobgoblin. Is this what you came for, Spider-Man? You're wasting precious time, fool! If you want the key, you can fight him for it! Well, nobody ever said being a hero would be easy. To me to poison your chances, eh, Venom? I don't think you'll be needing this anymore. Don't count me out yet, Spider-Man! I don't need spider sense to tell me I haven't seen the last of him. Oh!
Mary Jane is unconscious, but she'll be okay. Once the cops dispose of Kingpin, I'll get her out of this place. There's your real criminal, officers. You'll find his bomb in the other room, disarmed with the keys I took from his henchmen. We have a lot to thank you for, Spider-Man. And a lot to be ashamed of. To think we believed you were the bad guy. Mistakes happen, guys. The important thing is, we're all on the same team. This is all very touching, but you're wasting these officers' time, Spider-Man. My lawyers will have me out by dinner time. Justice is never a waste of time, Kingpin. Hi, Tiger. I knew you'd show up in time. Well, I didn't want to be late for dinner. After all these years, Spider-Man's finally going to be behind bars, where he belongs. You know, maybe you shouldn't have been in such a hurry to print that headline, Jonah. We don't have all the facts yet. Mr. Jameson, the city desk said to hold that special edition and reprint the front page. Spider-Man's innocent. What? No! He can't be! Ugh, he's fooled them again!